ti ho visto fare qualche seduta durante i nostri workshop quando facciamo le verate, no? Pensavo che tu fossi molto più direttivo invece, pensavo che tu fossi molto, non comportamentista, però molto, fai questo, abbiamo provato questo, qual è la soluzione per te, molto più tranchant, se vogliamo. Questo succede, no, nella maggior parte delle volte la connessione è in diretta. E spesso, lavorando molto con adolescenti, spesso posso essere un po' più diretto. Con gli adolescenti un po' più diretto? Sì. Diciamo dare indicazioni. Sì, più chiaro, più diretto, meno indiretto, insomma, rispetto alla comunicazione. Ok. Poi ti ripeto però, credo che ogni persona sia una persona a sé. E quindi non saprei dirti, cioè, la maggior parte delle volte è così. Però non è sempre così. Senti, come hai fatto a fare una scuola di specializzazione? Ah, c'avevo i capelli lunghi come i tuoi quando hai iniziato. No, perché noi abbiamo condiviso parte del percorso e so le fatiche, no? Però io avevo questo sogno da prima che ci conoscessimo, però non ho mai iniziato, non ho mai neanche provato. Tu sei... Infatti, i capelli a te sono rimasti. Sono rimasti pochi, ma tra un po' vedrai che... tu sei il... come si dice? Curi tu più la parte burocratica, eccetera, no? Cioè io mi ammazzerei piuttosto che fare... E invece hai... sia per quello che ti dicevo l'altro giorno, no? La tua capacità zen del mandare a quel paese... Quella del Marchese del Grillo. Quella del Marchese del Grillo. Io sono fatta io. Mia. Però. No, però di mandare a quel paese le cose che non vanno, non funzionano, sticao, cioè si trova un'altra... Cioè io ci vedo tanto Federico... Quando fai. Non c'è il dottor Piccirilli, ma in senso buono, non c'è il dottor Piccirilli tanti ai tuoi pazienti, c'è tanto Federico. Mm-hmm. Anche se le persone che vengono da te non ti trattano come Federico, l'amico. Cioè, magari c'è, può essere un rapporto più. Lo sento che ridete, che uscite insieme. Io non ci riesco a fare questa cosa. No? Usciamo insieme che se. No, uscite insieme dallo studio, okay, no, perché sì, la tua ultima seduta e tu esci. Io 5 minuti devo aspettare. E sono irrigidito su questo, anzi cerco di prendere. Io ho due figli a casa che mi aspettano pure, capito? Quindi l'ultima seduta vado. Sì, sì. Quindi c'è il rispetto da parte delle persone, della figura, però non c'è il non c'è il camice, non c'è Federico. Ma secondo me la differenza fa quanto le persone passano bene. Quindi se il tuo lavoro è efficace, ma soprattutto efficiente, poi il riscontro c'è, al di là del fatto che tu possa avere una giacca piuttosto che un pantalone strappato, piuttosto che uscire dopo 5 minuti e uscire insieme. Infatti, cioè, ti sei vestito così solo per me. Ma perché mi hai parlato dei video? Io non capisco poi i social, tutte queste cose strane. Mi hai messo una. I social devi andarci in giacca e. Ho pensato a una cosa tipo. Fazzoletto. Un po' seria, capito? Quanto cazzo fai? Non un fazzoletto. Quindi, vabbè, fammi. Questo fa le riprese. Cioè, mi sono un po' emozionato, insomma, su questa cosa. Se no. Va bene. La macchina c'ho la tuta comunque, quando esco mi cambio. Come hai fatto a. Ho fatto non che ti chiesto mai questa cosa di come hai fatto a iniziare 8-9 anni fa, insomma, all'inizio del percorso, poi ci siamo incontrati dopo un pezzo di strada. Tendenzialmente ero stanco del non poter in qualche modo portare avanti delle idee, soprattutto rispetto alle terapie brevi. Tu devi immaginare che quando mi sono specializzato, e tu hai ancora studiato probabilmente, era 1999, sia la laurea che insomma poco dopo la specializzazione, tutto quello che era terapie brevi, allora c'era solo l'approccio strategico, era assolutamente considerato, non considerato semplicemente, quindi insomma le mie battaglie con colleghi e amici sono state impegnative. Strada facendo ho approfondito tutto il discorso di terapie brevi e quindi ho deciso di provare a seguire questo iter, di mettere su una scuola che realizzasse anche tutto quello che non avevo avuto io nel mio passato in termini formativi. Io nella mia esperienza professionale ho fatto anche per un periodo responsabile della gestione qualità, che comunque tutti i processi e procedure che portano all'eccellenza delle organizzazioni. E quindi l'idea era fare qualcosa che fosse eccellente nel campo delle terapie brevi. E quindi lì ho iniziato a buttare giù il progetto, poi ci siamo incontrati, insomma andare avanti il processo. L'unico problema è stato quando è stata poi approvata la scuola, nel senso che lì è... A mo la devo fare. Mo la devo fare, nel senso comunque in mezzo a tutti gli impegni professionali era un'altra situazione da seguire. Però l'idea era qualcosa che fosse
l'eccellenza rispetto alla formazione delle terapie brevi. Tu mi hai detto una cosa, una volta me l'ha contato, io ho iniziato con, mi dicesti, a lavorare con le disabilità, dicendo proprio, lo dirò in maniera leggermente meno colorita perché ci sono i bambini da casa, a pulire la cacca delle persone e poi evidenziasti proprio con la mano in mezzo al... Ho scoperto lì cosa erano le emorroidi io. Hai scoperto lì cosa erano le emorroidi. E questo è fantastico, nel senso che se non ti sporchi in tutti i sensi, ti mancano dei pezzi, no? Io se non avessi fatto i 4 anni di tirocinio e volontariato, perché poi non era solo tirocinio, nell'ASL, dove vedi cose che non vedrai mai in privato, mi sarebbe mancata una fetta enorme. Che cos'è per te il cliente difficile, la persona difficile? Ripetimi la domanda. Non esiste. No, non esiste. Cioè, il momento in cui tu lavori con le persone, sono persone, quindi è proprio attribuzione di significato che ti porta a un'attribuzione di complessità che ti porta fuori strada. Mm-hmm. Tu non ce l'hai le teorie in testa, cioè quando lavori non pensi, tu non pensi manco alla tentata soluzione disfunzionale. Tu no. Pensi a spostare. Io penso a spostare, io lavoro. Nel senso, poi conosco tecniche, le conosci, teorie, però quando lavoro sto sulla persona. Quindi è una combina tra pancia testa, testa pancia. Usi tecniche? Cioè, dai tante prescrizioni o dai quelle 2 o 3 di riferimento? E... 2, 3, 4 di riferimento? 5? E poi invento quello che viene. Sempre rispetto alle logiche, però, chiaramente. Però è molto... Non so come dirti, io ho giocato a pallone quando ero piccolo, poi non essendo insomma troppo portato, chiaramente non ho fatto il calciatore, però quello che viene bene nel calcio è quando arriva la palla e tu di prima fai qualcosa, che sia un passaggio, un cross, un tiro e porti la palla insomma dove deve andare. Tradotto in gergo teatrale, il discorso è buono alla prima. Quindi in terapia molto io vado di istinto. E per istinto, poi per fortuna o perché insomma le competenze riescono a tradursi nell'istinto, tendenzialmente è sempre buona la prima. Ti basi su quello che fa la persona in quel momento? Su quello che fa la persona e su quello che percepisco io e come rimandarlo. Quindi tu vedi un paziente, un cliente, una persona, la tua idea è gli devo allargare la prospettiva, gli devo far vedere altri angoli, altre possibilità di fare le cose. Sì. Ok, lo puoi fare tramite direttive o più spesso tramite interazioni, linguaggio, comportamenti indiretti? Sì. Raramente gli dici, può capitare? Può capitare, gli dici, soprattutto con gli adolescenti. Soprattutto con gli adolescenti, ok. E puoi usare le prescrizioni come leve, come un aiutino da casa per quello. Sì. Prescrizioni, a volte anche altri stimoli, nel senso, non so, si ragiona sulla lettura piuttosto che alcune volte mi è capitato. Consigli libri? Sì, alcune volte mi è capitato di vedere insieme delle foto. Dipende. Vedere insieme delle foto? Sì, dipende dalle persone, insomma, ti ho detto, non c'è una cosa su misura. Chiaramente tutto questo poi è inquadrato rispetto al mio approccio, quindi io faccio terapia sulla singola come prima battuta, solution focus, seconda, terza, quarta seduta, terapia strategica se serve alla fine. E più o meno insomma dipende dalle persone, poi ogni cosa c'ha... Però le strategie poi decise possono essere dirette, indirette... Dimmi una cosa, aspetta, lo segui così tanto il modello che poi insegniamo pure nella scuola? Pensavo che fosse invece più... Usevo così tanto... Così tanto... No, così rigidamente no. Così rigidamente no, ok. No. Cioè, adesso non più. Certo. Però non so come dirti, però insomma lo sai pure tu probabilmente. L'esperienza poi ti porta a definire un tuo stile, no? Certo. E quindi quello stile, poi qualcuno sostiene se quella cosa funziona continua a farla. L'evidenza mi dice che il mio tipo di approccio funziona, non sempre, non comunque, però insomma se dovessi fare una statistica
i risultati sono positivi. Non lo dico io, insomma, tendenzialmente poi lo dicono le persone rispetto ai feedback che lasciano, piuttosto al fatto che non è che vedo una persona a settimana, insomma, ne vedo diverse, e questo vuol dire che, quindi, ormai è molto personalizzato.